Ben ritrovati a Spazio Città e ospite oggi l'onorevole Benedetto Fucci eh, che mancava ai nostri incontri. Eh, lo abbiamo invitato sia per eh, diciamo fare un attimo il punto della situazione della sua attività di parlamentare e parlare dei, delle eh, settimane concitate eh, di questo inizio di gennaio in uh, Parlamento, ma lo abbiamo invitato anche perché e eh, assessore all'ambiente del uh, comune di Andria, eh, nominato circa un mese fa eh, dopo che per l'inchiesta sull'appalto della raccolta dei rifiuti solidi eh, uh, urbani l'assessore all'ambiente eh, Lotito è stato arrestato e insomma, aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso e ci dica esattamente come com stanno le cose. Da dove vogliamo, par vogliamo cominciare? Con l'onorevole o con l'assessore? Innanzitutto come sta conciliando le due cose? Beh, eh, lo sforzo è notevole, eh. si riescono comunque ad ottemperare questi impegni grazie alla collaborazione di chi ti circonda, di chi insieme con te condivide l'onere e l'onore di affrontare determinate problematiche. Posso dire per quanto riguarda l'assessorato che c'è eh, la presenza di dirigenti, di personale che sta dimostrando veramente non solo attaccamento al proprio lavoro, ma notevole professionalità. Per cui poter contare sulla collaborazione di eh, questi eh, collaboratori mi rende più tranquillo e sereno anche nelle giornate che mi obbligano a restare a Roma, cioè tra il martedì e il giovedì. L'attività parlamentare è diventata anche molto più uh, gravosa perché in commissione più che in aula, nella commissione dodicesima di cui sono uh, componente. componente segretario e anche al momento capogruppo per Forza Italia, mm. eh, mi obbliga sia ad una presenza continua perché... La dodicesima eh, commissione si occupa gli affari di... sociali, eh, sanità, affari sociali. E anche perché nell'ufficio di presidenza è importante eh, esserci per la valutazione di tutti quei provvedimenti che arrivano all'attenzione della Commissione e che la Commissione stessa mette in atto. Quindi dobbiamo un po' dividerci perché il nostro lavoro sia proficuo. Credo che chi ne risenta ancora di più, purtroppo, è la famiglia e gli amici, che eh, sempre più di rado dividono con me un certo periodo di tempo. Allora, eh, io so che in questo momento ai nostri telespettatori interessa molto eh, l'assessore, interessa più l'assessore, però voglio cominciare a parlare eh, del, dell'onorevole perché credo che sia una curiosità di molti, c'è una, eh, una dicotomia tra L'esposizione eh, mediatica, cioè ciò di cui si parla, è quella che è poi l'attività parlamentare. Perché siccome si parla in questo momento, stanno in televisione continuamente eh, i, i leader dei partiti, soprattutto Renzi, Letta, ma eh, voglio dire gli, gli, gli esponenti di punta di forzità, a parlare di legge elettorale, abolizione del Senato. Uh, modifica del titolo quinto della Costituzione, Costituzione. la sensazione della gente è che i 900 e rotti parlamentari tra deputati e senatori siano là con le braccia concerte ad aspettare il verbo e diciamo che si risolvano, mentre contestualmente c'è tutta un'attività. Una, un Di che cosa vi state occupando e soprattutto? Eh, questo, uh, questi argomenti così forti come quelli delle, delle riforme stanno condizionando il vostro lavoro parlamentare in commissione oppure andate per vostro conto indipendentemente, indifferenti come se nulla fosse? Diciamo. Io ti ringrazio di questa domanda Roberto, posso esatto. darti del tuo Roberto? E perché va a sfatare un po' quello che nel comune immaginario è, è, è inteso il lavoro parlamentare, cioè un lavoro estremamente ridotto in uh, termini di tempo, estremamente ridotto come impegno, nulla di più falso. E quando si parla in maniera insistente, per esempio, di riforme costituzionali o di leggi elettorali, non significa che in Parlamento ci si sta occupando solo ed esclusivamente di questo problema. Magari questi problemi hanno delle priorità, ma c'è tutta una fascia di provvedimenti enorme che tiene occupati i parlamentari, non solo in aula, che è quello di cui più uh, si ha percezione e visibilità, ma nelle varie commissioni. Ecco, mentre. Stiamo parlando in maniera forte e corposa di riforma elettorale, di riforma del titolo quinto della Costituzione, di riforma del Senato, come tu stessi hai detto. Beh, in Commissione dodicesima, mi rifaccio diciamo, al mio lavoro, stiamo parlando di provvedimenti di estrema, estrema importanza. Tra questi voglio menzionare un problema che sta uh, occupando l'attenzione dei media e che è uno dei più grossi problemi che preoccupa il mondo della sanità. La questione della responsabilità penale del personale medico sanitario sulle questioni di malasanità e quant'altro che queste dovessero esserci. Capisci bene che sono delle problematiche. Ecco, la rivisitazione del cosiddetto patto salute, una eh, e sto parlando dei miei, diciamo, argomenti riguardanti la dodicesima commissione e tutto questo porta il parlamentare ad occuparsi temporalmente in maniera molto più consistente di quello che può apparire. Certo, c'è chi partecipa direttamente alle uh, argomentazioni che più occupano diciamo, al mo il momento attuale, c'è chi in Commissione Prima Affari Costituzionali o in Commissione Giustizia si sta occupando in maniera molto più corposa dei provvedimenti riguardanti la legge elettorale e quant'altro. Tieni presente che poi all'interno dei vari gruppi ci sono continue riunioni perché... Anche i parlamentari non facenti parte di queste commissioni cosiddette referenti per questi provvedimenti vengono coinvolti, interessati e devono dire la loro anche sull'eventuale presa di posizione di questo o di quell'altro partito. Quindi la giornata del parlamentare, credimi, è importante. Piena e uh, le occupazioni e le preoccupazioni continuano ad occupare gran parte delle 24 ore della quotidianità. Ora, in riferimento però agli argomenti di cui si parla, innanzitutto sulla legge elettorale, elettorale. Eh, una cosa mi colpisce e non mi meraviglia perché succede quasi sempre così: che mentre cioè, eh, si incontrano Renzi e Berlusconi e fanno un accordo, no? dopodiché Renzi va nel partito. Eh, dice la sua, il partito si spacca, c'è una minoranza che espre eh, espressamente gli dice che non ci, piace, non ci piacciono questi aspetti o non ci piace nulla, eh, ci sono le polemiche, ci sono Berlusconi invece non ha bisogno di cioè, passaggi di questo genere che dica a fucci e gli altri 200 uh, fucci che stanno in Parlamento, dice ma voi che cosa ne pensate di questa legge elettorale? Eh, a voi poi fa piacere dire vedete noi siamo uniti, quelli invece stanno a litigare, però un, cioè, esiste un, un, un gap di democrazia eh, all'interno di, di, di Forza Italia, cioè il leader... Non si preoccupa minimamente di ascoltare l'opinione di nessuno, forse di un paio di collaboratori strettissimi, quelli che oggi si chiamano eh, cerchio magico. Non vi sentite voi parlamentari un po' snobbati sotto questo aspetto? Roberto, posso dirti che questo è ciò che può apparire all'esterno, ma non è affatto così. E chiaramente noi stiamo parlando di una persona estremamente carismatica che sin dal primo momento ha rappresentato... Il massimo per il movimento che esso stesso rappresenta. Stiamo parlando di Berlusconi, stiamo parlando di chi ha creato dal nulla un movimento, di chi ha avuto la capacità e l'ha dimostrata sul campo di aggregare in termini numerici anche gran parte del popolo dei moderati di chi caratterialmente si pone in un certo modo rispetto a determinate questioni. Però ti posso assicurare che non è ciò che può apparire all'esterno, che il uh, continuo confronto anche all'interno degli altri partiti non hanno leader carismatici come Berlusconi. Il, se tu rimuovi eh, in un momento, attimo Renzi, rimuovi, Renzi è molto forte all'interno eh, eh, all del, del centro-sinistra eh, ma, ma, uh, ma Renzi non ha creato dal nulla così come ricordiamoci gli anni 92, 94, quando tutti consideravano Forza Italia un partito di plastica, un movimento soldante eccetera, che sarebbe scomparso nel giro di pochissimo tempo e rendiamoci conto di quello che è rappresentato. Rappresenta e sicuramente rappresenterà ancora Silvio Berlusconi e Forza Italia. Renzi è forte di quello che è stato il consenso ottenuto a queste primarie, ma è stato Vabbè, innestato. È certo, certo, Però, ma si è innestato in un contesto che già aveva suoi rappresentanti, sue correnti, un partito che non, non è lideristico e quant'altro. Silvio Berlusconi, che può apparire il gestore <ride> della politica di Forza Italia. È una persona invece, e posso assicurartelo, che appare sì decisionista, ma il suo decisionismo è frutto sempre di un confronto e di un'attenzione a, a quelli che sono gli umori della base. Tant'è vero che quando questi umori non sono più controllabili, beh, sono sfociati in una disaggregazione, in un abbandono da parte della ed, di... ed è questa, diciamo, la caratteristica sinistra, diciamo. Eh, nel senso di inquietante del centro-destra che eh, non c'è non c'è almeno apparentemente un dibattito interno quindi tutti, il dissenso non c'è rispetto al leader poi all'improvviso esplode e c'è una scissione c ce ne sono state già diverse in, 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 in questi vent'anni certo, certo, certo. cioè pezzi che vanno via cioè non c'è una via di mezzo o nulla o la scissione. Forse sarebbe Però, meglio litigare un po' sì. ed evitare le scissioni. Cioè, io mi chiedo, 50 parlamentari, 40, 60, 30, quelli che sono di Forza Italia, che sono per le preferenze. 50 parlamentari, 40, 30, 60, quelli che sono, che dicono che la soglia non ci piace o che non ci piace proprio la legge. Eh, ci saranno pure. Certo, ma oh. eh, eh, caro Roberto. Ma io non ne ho sentito stesso... uno in televisione che dice no, dici io mi sono adeguato, però io sono per le preferenze. Ma vedi Roberto, io <coughs> sono convinto che se vogliamo fare una politica seria, il colloquio, il dialogo, il dibattito, gli scontri devono avvenire in casa propria. Non puoi portare mediaticamente sempre e comunque lo scontro fuori. Ti posso assicurare che il confronto all'interno del partito c'è, c'è stato e continuerà ad esserci e quello che viene fuori non è frutto, questo voglio sforzarmi di dire, non è frutto solo della decisione capotica condivisibile o no di Silvio Berlusconi, ma che Silvio Berlusconi è addivenuto, poi ha la capacità naturalmente di avere tale carisma che la parola finale è sua. Guarda, le vicende che si sono presentate all'osservazione di tutti stanno a dimostrare quanto vero sia quello che sto dicendo. E il confronto duro non avviene solo all'interno di Forza Italia o all'interno del PDL. Frutto poi causa del, della spaccatura. No, eh beh, noi abbiamo visto quello che è successo anche nel Partito Democratico: Cooperlo che abbandona il, uh, la, presidenza, la, la presidenza, eccetera, in perfetto disegno la direzione nazionale. Cioè, qua, benissimo. No. Quando si addiviene poi alla fase conclusiva di un percorso, una decisione va presa e Avendo Silvio Berlusconi che ha ancora, grazie a Dio, la capacità di sintesi, beh, noi possiamo considerarci anche abbastanza fortunati perché eh, Renzi ha ragione su una cosa. Quando ha detto basta con i tentativi, con i protagonisti o con i personaggi che fanno della melina e dell'insabbiamento sempre la loro politica quotidiana e giornaliera. Siamo in un momento in cui al... Al confronto, anche allo scontro interno dei, dei vari partiti, si deve passare da questa ad una fase in cui le decisioni vengono chiaramente prese. E il trauma di non condividere una decisione riguarda Forza Italia, ma riguarda il PD, riguarda Scelta Civica, riguarda anche le altre forze politiche, riguarda i signori Grillini e anche i colleghi Grillini che. In aula danno l'idea di una compattezza, mentre in effetti anche loro vivono momenti continui di conflittualità per una visione differente che può riguardare questo o quell'altro argomento. Ma alla fine, ti prego di eh, credermi, io sono contento e sono eh, sicuro che l'avere un leader con la capacità di sintesi e la capacità carismatica di dire in maniera unitaria la propria, è eh, producente e fruttuoso perché in Italia il tempo della indecisione deve finire in maniera... Eh, Le complica. chiedo eh, una, un suo parere personale. Uh, si è cominciato a parlare molto dell'iter che adesso dovrà fare la legge elettorale, si è cominciato a dire che sarà mm. un iter uh, accidentato perché ci sono delle uh, naturalmente pressioni, mal di pancia eccetera eccetera, si è cominciato a parlare molto del, del voto segreto mm. e nel voto segreto potrebbe essere uh, bocciate eccetera eccetera, e tutti guardano al PD ha una parte del PD, dice se cioè sarà una parte del PD che insieme ai piccoli partiti, eccetera, eccetera, potrebbe. Lei, nessuno guarda Forza Italia, lei ritiene che con il voto segreto possano esserci anche parlamentari di Forza Italia che vogliano far saltare quell'impianto perché eh, diciamo nell'intimo scontenti. Anche, voglio dire, con onestà intellettuale, non necessariamente con la voglia di fare melina, eh, semplicemente perché non gli piace quella legge, perché non, non la ritengono costituzionale. No, non questo, ha... rischio, questo rischio sicuramente c'è, non è che i parlamentari di Forza Italia portano, come si suol dire, il <coughs> all'ammasso, quindi anche valutazioni differenti possono esserci da uh, parlamentare a parlamentare. Intanto consentimi di dire che io non sono... Assolutamente d'accordo con il voto segreto. Se abbiamo tolto il voto segreto quando si è deciso di mandare fuori dal Parlamento Berlusconi non vedo perché in maniera segreta il parlamentare deve dire la sua sulla legge elettorale, anzi in maniera proprio Io non so che cosa dice il regolamento Perfetto, su questo? Ma in maniera messa. palese. Comunque ove dovesse esserci, questo rischio c'è. La legge elettorale può piacere o non può piacere, se devo dirti la mia, io continuo ad avere ancora molte, molte perplessità per quanto riguarda le preferenze, specialmente se i collegi non sono molto molto circoscritti. Perché il condizionamento in negativo, eh, il rischio di voto eh, inteso come scambio, il dote des eh, con le preferenze. È molto, più, uh, diciamo, è molto più alto questo rischio che non con uh, eh, l'Italicum ecco eh, diciamo ma di questa mezzo, nuova ragazza meno legge male che ha detto ora... italicum e non italicus sennò eh, no insomma diciamo era anche <ride> no. eh, greve come no, 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 no. Eh, no il fatto che tre persone perché poi alla fine saranno Renzi, Berlusconi e Grillo che nomineranno l'intero Parlamento uh, non, Lo so, non è un gap di democrazia hai perfettamente pesante, ragione eh. quando pensi intanto però parliamo di uh, liste estremamente limitate però <coughs> nel percorso qualcuno ha avanzato l'ipotesi che, io... che si parla di liste di sei, uh, il, sei il, sesto, il quinto e il quarto non hanno alcuna possibilità di essere è chiaro neanche il terzo se vogliamo se non in regioni cioè, in circoscrizioni proprio, proprio particolarmente caratterizzate, quindi diventa una cosa. Senti, questo è il rischio, naturalmente, che uh, l'elettore, come tu dici, possa anche sentirsi condizionato e non libero di esprimere il proprio parere. Sulla bilancia ci sono i pro e i contro. Qualcuno, e io condivido queste ipotesi. Punta ad una regolamentazione seria delle primarie, che sarebbe anche una, un qualcosa che potrebbe nei fatti andare a legittimare anche la valenza di una lista bloccata, in quanto c'è stato prima una selezione all'interno del partito. Se questo dovesse esserci. L'alternanza uomo-donna. Ma senti, io ho sempre visto oh, i tentativi e tutte le iniziative di portare eh, pari dignità ad entrambi i sessi come una ipotesi estremamente positiva. Però volevo essere anche abbastanza serio nell'affrontare nell tali argomenti. E faccio un esempio banale. Noi abbiamo nelle, eh, nei momenti in cui dobbiamo formulare, eh, produrre, fare le liste elettorali per esempio a delle competizioni amministrative noi abbiamo trovato sempre grande e seria difficoltà nel reperire soggetti femminili che volessero dedicare in maniera corposa la loro attenzione e il loro impegno in politica codificare una eh, divisione netta mi sembrerebbe un po' oh, eccessivo perché il campo te lo devi meritare, il, la medaglia te la devi meritare, l'impegno è frutto anche di una dimostrata attenzione. Eccetera. <ride> Andare adesso tu cur a definire in maniera semplicistica il 50%, eccetera, mi sembra non rispettare. Oh, mi sembrerebbe una forzatura, <coughs> ciò non toglie però che. Deve essere, deve essere dato massimo, massimo impegno e massima attenzione a che non ci siano o non si perpetuino discriminazioni, discriminazioni nei riguardi di altri. Prima della pubblicità, eh, onorevole, se lei dovesse, cioè è un cittadino che le, le, le chiede eh, cosa ha fatto, o, eh, dovendo fare un bilancio della prima consigliatura e di questo scorcio. Di seconda, di, seconda, di seconda legislatura, eh, che, cosa, che cosa risponderebbe? Diceva Benedetto, ma tu per il territorio, diciamo, per, ah, ampere, per il eh, territorio o in genere? Beh, no, per, per, per il territorio, eh, dice, che risultati ci hai portato? Perché c'è, voglio dire, il legame, il, il cittadino beh, si intanto, aspetta dal parlamentare certo. come una sorta di super sindaco, no? Eh, il territorio si aspetta che eh, una volta c'erano i telegramma, la prima repubblica, no il segretario nazionale del partito, e eh, comunico caro Roberto, eh, ho il piacere di comunicarti 2 miliardi per le fogne di barretta stanziate da una no, nota certo. e si mettevano i manifesti, ti ricordo? Certo, certo, un, certo. Eh, come diciamo ricordo. che telegramma lei attacca su? Uh, per. Per il mio territorio, per, uh, per Andria, intanto molte interrogazioni sono state fatte riguardanti questioni attinenti al turismo, all'agricoltura e quant'altro. Nello specifico, beh, tra qualche settimana inaugureremo un fiore all'occhiello ad Andria, che è la chiesa di San Domenico, che stagnava da oltre 25 anni e che è stata riportata all'antico splendore grazie ad un sovvenzionamento da me fortemente sollecitato di 800, 756 mila euro quasi eh, è in fase di ultimazione il uh, palazzetto dello sport a San Valentino 550 mila euro spero che dopo la disavventura del crollo e dopo il blocco richiesto dalla magistratura adesso è in fase di risoluzione il mercatino sempre a San Valentino, di 250 mila euro, un contributo di 80 mila euro per, non ricordo quale edificio scolastico, per l'adeguamento dell'impianto uh, dell uh, elettrico. Insomma, queste cosine in, un, in una situazione di estrema ristrettezza economica credo che possano dimostrare quel piccolo impegno che ogni parlamentare debba avere e eh, eh, l'attenzione che deve avere per il proprio territorio. Beh, non voglio dimenticare anche che essendo parlamentari noi lavoriamo anche nell'interesse nazionale. È certo. e, e addirittura d'arrivo un mio disegno di legge approvato in Commissione e che sicuramente in legislativa eviterà anche passaggio in aula che riguarda l'adeguamento dei compensi ai soggetti affetti da uh, focomelia per utilizzo di talidomide. Siamo soltanto in attesa dell'ultima risposta della ragioniera di Stato. Un, due miei disegni di legge a fronte dei quattro complessivi riguardanti la responsabilità dei sanitari, quindi il mio mondo, la, mia, la, la sanità, il mondo da cui provengo. A, a cui ho dato tantissima ho prestato tantissima attenzione. Voglio dire poi è inutile ricordare tutte le interrogazioni, tutta la condivisione, parlo di quei disegni di legge come primo firmatario, primo firmatario anche di un disegno di legge che dovrebbe arrivare all'attenzione della Commissione Giustizia e che riguarda l'aggravio di pena in caso di colpe commesse a danno di ultra ottantenni. L'utilizzo anche di persone uh, ultra settantenni in problematiche sociali. Questi sono i miei disegni di legge a prima firma e poi altre condivisioni. Quindi sarà poco, sarà molto? Non lo so. Tenga presente che la prima legislatura, come consigliava il buon Cossica, deve essere, dovrebbe essere impiegata da molti cosa che tanti colleghi non fanno a prestare massima attenzione e mi lasci passare il termine ad imparare il mestiere, perché si va lì e si deve andare in quell'aula maestosa, in quel palazzo che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani. Non dimenticando di essere uh, i rappresentanti del popolo italiano e non ci si improvvisa esperti dall'oggi al domani, si deve andare lì con tanta, 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 tanta umiltà, cercando di rubare il mestiere, cercando di approfondire giorno dopo giorno le competenze e poi cercando nel proprio piccolo di dare un contributo. Per lo sviluppo e del proprio territorio, ma anche del. Non dimentichiamo, scusami, per ritornare al territorio: le zone franche urbane che oggi stanno ritornando in auge e che fu un discorso avviato anche sotto il governo Berlusconi con l'allora ministro Scaiola e che vide me anche tra i, sol, tra i protagonisti che sollecitavano appunto la presa in considerazione di Andria, quale eh, città cui prestare attenzione per questo provvedimento. Bene, eh, ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, poi torneremo in studio e sarà uscito l'onorevole, sarà entrato l'assessore all'ambiente perché insomma qualche cosa di rilevante anche su questo. Eh, alla luce di quando è accaduto e sta accadendo ce lo dobbiamo dire, ma lo faremo tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista all'onorevole eh, Benedetto Fucci che da un mese è anche assessore all'ambiente del Comune di Andria. Nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo parlato dell'attività parlamentare di quelli che sono gli accadimenti eh, di carattere eh, nazionale e adesso in questa seconda parte invece parleremo delle vicende locali perché eh, Onorevole è diventato assessore eh, in una situazione, diciamo così, di emergenza. Mm. Allora, eh, lei ha già detto che eh, per conciliare le due eh, attività si è affidato molto all'organizzazione dell'ufficio eh, del, dei dirigenti del, del, settore, del settore ambiente. Eh, sta di fatto che eh, a seguito del, dello scandalo dell'arresto dell'assessore dell Lotito c'è stata anche, anche a seguito, perché poi su questo. C'è tutta una discussione, c'è stata comunque una verifica politica che si è conclusa qualche giorno fa eh, con la riconferma degli, dei dieci assessori uscenti. Naturalmente, eh, questo ha innescato tante polemiche perché diciamo, le opposizioni eh, sono ribellate, chiedono addirittura lo scioglimento, cioè le dimissioni del sindaco, quindi lo scioglimento del Consiglio Comunale. Anche all'interno della maggioranza ci sono stati diversi mal di pancia. Eh, qualcuno diciamo eh, formulato anche in modo, in modo ufficiale allora eh, lei è uno di quelli che ha condiviso la scelta di Giorgino di, di confermare eh, certo. il quadro politico amministrativo eh, perché aveva questa convinzione ma ciò che <coughs> è successo l'11-12 dicembre, mm. ci ha profondamente scossi, ci ha profondamente turbati. Ed è inevitabile che un'amministrazione, per quanto virtuosa, per quanto produttiva, per quanto sicura di potersi eh, confrontare in maniera seria e tranquilla con l'elettorato, resti mh, intondita, come si suol dire. Lasciamo... Le responsabilità a livello personale lasciamo quindi che la magistratura faccia il suo corso come giusto che sia e che si evidenzino eventuali ove dovessero esserci responsabilità, perché noi non dobbiamo dimenticare che certi termini dobbiamo sempre a ragion veduta non solo uh, ufficializzarli con le parole ma anche dare validità a questi termini con il proprio operato e con il proprio esempio. Quando ci definiamo garantisti noi dobbiamo anche essere conseguenziali e quindi la magistratura in cui riponiamo la massima e totale ed incondizionata fiducia faccia il suo corso. Però l'amministrazione è rimasta abbastanza scossa. Un'amministrazione, una giunta che sino all'anno scorso occupava i primi posti in una graduatoria nazionale di gradimento dei propri cittadini e per quanto essa stessa ha prodotto. In quattro anni eh, non stiamo qui a vantarci di aver fatto di più, questo, quest'altro, eccetera, ma ciò che questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti. E per non stare a fare l'elenco che ormai può portare a noia, perché è un elenco lungo di opere fatte, ed interventi fatti, io voglio fermarmi soltanto nel capitolo scottante dello smaltimento dei rifiuti, perché non possiamo buttare, come si suol dire, l'acqua sporca e il bambino. Lasciando quelle che sono le responsabilità, lo ripeto ancora una volta la valutazione della magistratura, beh, una raccolta differenziata, c'è stata o non c'è stata ad Andria? Quell'indecenza di Cassonetti, oppure quella inciviltà, che occupa le cronache di molte città, quella della mancanza di raccolta differenziata ad Andria è stata enormemente ridotta o no? La raccolta differenziata con le sue percentuali altissime e chi ha conferito ad Andria il titolo di città virtuosa e quant'altro. Vogliamo dimenticarci tutto questo? Cioè, questo lavoro assolutamente va buttato alle ortiche? Allora. È successo che eh, trattandosi di una crisi non legata ad una progettualità non condivisa, del resto le crisi le abbiamo vissute anche ad Andrea, no? per altri motivi, per altre questioni nelle precedenti amministrazioni, essendo una crisi legata ad un episodio che ci ha sconvolto, e che le dimissioni del Presidente Marmo hanno evidenziato in maniera molto forte ed eclatante, non, 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 non poteva non esserci una conseguenzialità da parte dei componenti della Giunta. Perché ove si eh, stava diffondendo questa convinzione di un atteggiamento diciamo, poco corretto e onesto da parte di tutti i componenti della Giunta, è stato secondo me giusto e doveroso che questi abbiano riposto nelle mani del sindaco il loro mandato, chiedendo una verifica politica, chiedendo una verifica che potesse far ripartire in un modo o nell'altro l'azione uh, amministrativa della Giunta durante quest'ultimo scorcio di legislatura. E Giorgino, secondo me, ha deciso bene nella riconferma della giunta, perché se questa giunta è quella che è stata protagonista, ripeto, la giunta nel suo complesso, non in una valutazione individuale di Tizio o Caio, ma se la giunta nel suo complesso ha prodotto delle specifiche Uh, diciamo, degli, dei risultati ottimali, perché doveva essere per questo incidente di percorso messa tutta in discussione? C'è stata una verifica, c'è stata una valutazione, c'è stata la presa d'atto che deve esserci un'inversione di rotta anche sul prosieguo, che deve, devono essere stabiliti due, tre, quattro punti fermi, perché noi dobbiamo portare a conclusione la nostra legislatura. Vede dottor, dottor Staniero, vedi Roberto, il ricambio in corso d'opera obbligatoriamente occupa degli spazi temporali perché chi viene nuovamente innestato, sia esso tecnico sia esso politico, debba prendere atto di quella che è la situazione di questo determinato assessorato, aggiunge anche. Per uh, le leggi nazionali, la riduzione che abbiamo avuto dei dirigenti e l'accorpamento di settori forti e importanti, quali i lavori pubblici, l'ambiente, le politiche sociali e quant'altro. Il nuovo assessore, fosse esso tecnico o politico, di quanto tempo avrebbe avuto bisogno per rendersi conto del lavoro da farsi? Noi siamo ormai quasi in, fine, in fase finale di questa legislatura e abbiamo l'obbligo di ottemperare alla conduzione di questa nave verso il porto, per cui lontani dalle responsabilità singole e individuali, la giunta nel complesso e l'ho condiviso, andava riconfermata e deve continuare in collaborazione stretta con, tutto il con il Consiglio Comunale e nello specifico con la maggioranza, perché non dimentichiamoci, se Andrea è cambiata e a ognuno la sua valutazione è cambiata perché c'è un sindaco, ci sono degli assessori, ma c'è una maggioranza che in Consiglio ha fatto sì che molti provvedimenti potessero essere avvallati, quindi andare ad un ricambio totale senza una dimostrazione seria, seria di responsabilità o di ulteriori responsabilità individuali sarebbe stato estremamente negativo non solo per l'immagine diciamo, della coalizione ma ancora di più per l'amministrazione di questa città. Eh, lei intende fare... Eh, ci sono due modi per fare adesso l'assessore all'ambiente. Quello del piega giunco, dice io sono stato nominato perché c'è una situazione di emergenza, aspetto che passi la bufera, sto fermo, immobile come limitazione di prodi e eh, vediamo che cosa succede perché poi tutto sommato di fare l'assessore all'ambiente non me ne frega niente, eh, anzi prima mi libero di questa cosa, speriamo che tutto vada a posto. L'altro modo è quello invece di eh, comunque occuparsi eh, in maniera più profonda delle problematiche legate all'assessorato, eh, ad esempio intervenendo su un fatto oggettivo che è vero che c'è il risultato positivo della raccolta differenziata, ma è anche vero che le periferie di Andria sono diventate veramente un letamaio. Diciamo e su questo poi due conti con la Sangalli si devono pur fare. No? L'altro aspetto. E, e, e questo mi preoccupa molto perché io non, non, non saprei che pesci prendere. Eh, è la questione dell'appalto, cioè qui c'è un'inchiesta della magistratura che ha portato a tanti arresti in Italia. No? perché è un, quella è un'inchiesta sulla Sangalli e su appalti truccati. Dove il magistrato sostiene che anche l'appalto di Andria sia un appalto truccato, eh, però non si capisce. Quest'appalto truccato per il magistrato deve continuare? Non deve continuare? Quali sono gli atti in autotutela che l'amministrazione di Andria eh, deve assumere in una situazione di questo genere? Anche perché per evitare che un domani un, lo stesso magistrato o un altro magistrato venga a dire: no, scusa, Fucci, ma tu perché sei andato avanti? Non hai fatto queste cose, nonostante ci fossero dei sospetti quantomeno. Delle, sono delle situazioni, devo dire, particolari e io trovo un'analogia con quello che sta succedendo a Molfetta con il porto, dove l'inchiesta della magistratura è sostanzialmente bloccato e qui non si sa se il porto deve essere finito o non deve essere finito. Uh, I lavori chi li deve riprendere? Se le aziende che hanno, che hanno vinto gli appalti oppure altre aziende, visto che la magistratura dice che quegli appalti non erano regolari. Allora, lei come intende comportarsi in una situazione di uh, cotanta incertezza? Allora cominciamo mm. con ordine. Uh, il mio essere assessore all'ambiente è una dimostrazione chiara e, e concreta che io intendo la politica come un gioco di squadra. E la squadra va difesa o ci deve sentire parte e componente di questa squadra, sia quando si è ai vertici del campionato, sia quando si, si rischia la retrocessione. Anzi, più il ruolo istituzionale è alto, più le responsabilità sono alte. Per cui ehm, non nascondo la mia esitazione. Non nascondo le mie perplessità, trattandosi anche di un settore altamente specifico, ma a fronte del bisogno che come parlamentare assumessi questo onere, visto che mi era stato richiesto dal sindaco, dai componenti della giunta e dai, dalla maggioranza in toto, io non ho esitato a farlo. Puoi star certo, non sarà il mio, la mia una presenza soltanto di facciata. Non starò come hai detto ad attendere che la tempesti passa, passi e ehm, tanto per dirne una ho già convocato per la prossima settimana il rappresentante responsabile della Sangalli proprio perché quello che tu dici, la, il disservizio che si è evidenziato in alcune zone della città va assolutamente eh, risolto. risolto e messo da parte. Da un lato c'è la magistratura che io invito a continuare a fare il suo lavoro, ma non c'è bisogno del mio invito perché la magistratura è giusto che proceda nel suo percorso. Dall'altro ci sono le valutazioni. Il sindaco, la giunta, l'amministrazione si è già attivata a porre in essere la validità del contratto. E sono state già sollecitate delle forti risposte, tra l'altro il nuovo amministratore delegato dovrebbe in settimana appena possibile eh, essere presente qui ad Andria proprio per una valutazione complessiva della situazione. Posso assicurare eh, tutti i cittadini che laddove dovessero esserci delle perplessità sul eh, capitolato d'appalto, sul contratto eccetera, non esiterei un attimo. Ammettere, per quanto riguarda le mie specifiche responsabilità, a mettere in discussione lo stesso contratto. È una valutazione chiaramente non facile, non di poco conto e che necessita anche di un'attenta proprio per le implicazioni che certo. ci sono con la magistratura. Ma noi posso darti, per certo: non subiremo questa situazione. È frutto di un'attenta valutazione di tutto l'insieme potremo eh, valutare seriamente se proseguire oppure affidarci a nuove iniziative da andarsi a prendere. Posso dirti da una iniziale valutazione che quanto, ma non, voglio, non posso entrare nello specifico perché mi mancano anche le valutazioni eh, tecniche per poter esprimere un giudizio positivo o negativo sul... Sul, sul contratto e sul capitolato fatto posso dirti che dati fornitomi dal lato che è stato l'organo che poi ha ottemperato ha fatto l'appalto i costi pro capite per il cittadino andriese sono notevolmente inferiori ai costi di un cittadino di città eh, con pari numero di abitanti notevolmente inferiori Sono superiori a quelli di Canosa ma, uh, le che amo, voci... diciamo che è lo stesso appalto ma non è lo stesso appalto perché rispetto a Canosa Andrea ha dei servizi maggiorati rispetto a quello che la ditta Sangalli fa nel contratto stipulato con Canosa. Però anche queste valutazioni si andranno chiaramente a, a prendere in considerazione. cioè Non è il costo che poteva... Perché io posso dire, per esempio, il cittadino Andriese paga, credo se non ricordo male, circa 158 euro, si paga pro capite. Il cittadino di Salerno, altra città estremamente virtuosa, ne paga oltre 240. Allora non è la differenza di prezzo. Io quello che vorrò approfondire, stiamo già valutando, è la differenza in termini di servizio. Ora mi rende molto più fastidio ed è molto più scandaloso che questo costo non risponda invece a quelle voci che sono specificatamente menzionate nel capitolato d'appalto. Sentire lei, ed è un comune sentire. La periferia è abbandonata a se stesso, quella strada non c'è, il numero inorganico non corrisponde a quello stabilito in contratto. Sono queste le voci che ci devono portare ad una attenta valutazione, cioè il rispetto di quel contratto. Ove invece quel contratto dovesse, come è stato diciamo, avanzato, anche dallo stesso procuratore di Monza, essere frutto e eh, l'aggravio economico è frutto anche di operazioni poco chiare, beh, se queste dovessero essere di concerto con la magistratura, essere evidenziate, eccetera, stia tranquillo il cittadino Andriese che sicuramente saranno prese iniziative per rivedere in toto la questione. Ciò che le volevo dire è appunto che <coughs> la mia non è una presenza soltanto formale in questo assessorato. Dovessi rendermi conto che eh, è considerata tale o è costretta ad essere tale, non esiterei un attimo a ritornare al mio eh, esclusivo lavoro di parlamentare. Ma poiché ho, ho avuto menzione, sensazione e certezza che la richiesta fatta mi da Giorgino e dagli altri componenti di giunta e di di coalizione, non è una richiesta soltanto, come si suol dire, per tappare delle falle soltanto in maniera formale, credo che eh, fin quando sarà ritenuto necessario la mia presenza sarà non solo di facciata, ma le iniziative si porranno in essere. Ti faccio un altro esempio, c'è una questione che sta preoccupando moltissimi genitori, no? l'elettrosmog, l'inquinamento da elettrosmog, specialmente nella zona... Santa Maria Vetere e quant'altro, abbiamo dato subito mandato, ha conferito mandato ad un tecnico con le specifiche competenze perché ci relazioni nel più breve tempo possibile su quelli che sono i rischi e su quelle che è la nuova necessità di mappare tutta la, uh, tutta la città, su quelle eventuali situazioni. Di potenziale rischio per quanto riguarda eh, sai, la questione della ventilata ripercussione negativa sulla salute dei bambini per la presenza di antenne e quant'altro. E a breve faremo un incontro anche con queste associazioni, con tutti coloro, con i genitori che, si stanno, che preoccupati si stanno giustamente interessando. Non Uh, tralascio il fatto che già in precedenza, ecco uno di quegli interventi che ho fatto, c'è stata una mia interrogazione diretta al Ministero della Salute, allora Ministro Balduzzi, sulla questione dell'inquinamento da elettrosmog uh, a livello di queste zone ritenute a rischio di Andrea. Quindi questi saranno degli argomenti che occuperanno fortemente anche le mie preoccupazioni di assessore. Bene, credo che ci possiamo fermare qui, onorevole. Grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione eh, e che spero abbiano apprezzato i nostri eh, telespettatori. Credo che questa trasmissione qualcosa si sia detta e, eh, e che sia stata seguita eh, con interesse. Grazie, onorevole, grazie, grazie, grazie ai telespettatori ancora, che ci hanno grazie. seguito con la consueta cortesia. Attenzione, sempre.